E se l'amore che avevo non sa più il mio nome. Un gran concerto che ha chiuso una perdonanza, la numero 725, quella del decennale Bella è partecipata, con un record di presenze in tutti gli eventi, sia quelli sacri che quelli profani. Sul palco per la chiusura Fiorella Mannolia assieme a Luca Barbarossa, Paola Turci e Noemi, amici dell'Aquila, con l'orchestra del Conservatorio Casella abilmente diretta dal maestro Leonardo De Amicis, che è stato l'anima della parte artistica, firmando la sua seconda perdonanza con un cartellone di tutto rispetto che ha portato all'Aquila grandi nomi e giovani musicisti. Felice di tornare dopo 10 anni, anche se nel 2014 era già tornata Fiorella Mannolia. Nello stesso palco, ma questa volta con la Basilica di Collemaggio completamente rinata. Quando sono salita su questo palco, era appunto il sisma è avvenuto mi pare ad aprile, per cui noi abbiamo cantato pochi mesi dopo qua appunto nella festa della perdonanza, e questo era la basilica era completamente distrutta, lo sapete meglio di me, per cui è stata un concerto carico di emozione, perché era il primo concerto che si teneva all'Aquila dopo questa disgrazia, per cui puoi immaginare come mi sentivo io a salire sul palco per cercare di regalare un paio d'ore di felicità, di emozione. Salirci dopo 10 anni e vedere la Basilica, insomma, che è ritornata nel suo antico splendore, riempie il cuore di gioia. Tanto c'è da fare ancora, però insomma dobbiamo guardare avanti, credo che è inutile guardare indietro, adesso cerchiamo di recuperare quello che c'è da recuperare.